Benvenuti su Gazzetta dell'Irpinia, Gazzetta dell'Irpinia TV e Campagna Tube Chanel. Ci troviamo a San Michele di Selino per vedere come si prospetta il carnevale sanmichelese. Stiamo aspettando da parecchio che inizi la sfilata, però non sappiamo ancora. E appuntamenti, sono 3-4 appuntamenti da come vedo, quindi deve essere una bella festa. E le tradizioni? Preparerete le lasagne a carnevale? Le lasagne, le chiacchiere, le frappe, sono tutti dolci tipici. Si mascherà da? Poliziotto. Da poliziotto. Siamo in compagnia di? Caterina. Come si prospetta questo carnevale sanmichelese? Io spero bene, anche perché fa freddo e invito tutti i bambini di scendere e giocare. Una ricetta tradizionale del carnevale? Vabbè, le chiacchiere, gli strufoli, ma non, gli strufoli non tanto, penso più le chiacchiere. E da cosa vestirete il vostro bimbo? Da niente quest'anno. E per voi la maschera più bella? Penso Pulcinella. Va benissimo, grazie. Sono Giulia Salomone, il vicepresidente della Prologo di San Michele di Serino, Sabe Maioris. Come si prospetta questo carnevale sanmichelese? Diciamo che è stato organizzato al meglio in collaborazione con il Forum dei Giovani, con l'amministrazione comunale e con altre associazioni presenti sul territorio che si muovono e collaborano insieme alla Prologo. Stiamo cercando di riprendere un po' le tradizioni che per un lungo periodo sono andate via per una serie di circostanze. Speriamo che vada tutto per il meglio, incominciando proprio oggi, e abbiamo come ospiti la Cesa di Monteforte della Prologo. E una ricetta del carnevale? Qualche tradizione? Non lo so, qui a San Michele come tradizione a livello di ricette culinarie va molto il pastiere, le chiacchiere di carnevale, poi oltre non so. E per quanto riguarda le maschere, la maschera più bella? Anche su questo non so che cosa dirle, perché per quanto riguarda le maschere, solitamente qui sono tutte maschere, ma all'ultimo momento, infatti le strade non sono ancora piene per, proprio per la sfilata, quindi dobbiamo aspettare all'ultimo minuto per il tutto. Una ricetta culinaria del carnevale? Noi non siamo di qua, quindi proprio del posto, ricette proprio del posto no, le classiche frappe di carnevale, o le zeppole. E vostra figlia da cosa la vestirete? Da spagnola. E per voi la maschera più bella? Credo le classiche, Pulcinella, Lerchino, quelle proprio classiche del carnevale. Marianna. Antonio. Come si aspetta questo carnevale sanmichelese? Divertente, soprattutto per i bambini è una gioia. Sì, noi è la prima volta che veniamo, crediamo che sia un bel carnevale. E qualche ricetta culinaria? Non siamo del posto, quindi non sappiamo. E per quanto riguarda la maschera più bella per voi? Sicuramente, non so, i bambini, non lo so. C'è il vestito tipico di San Michele, la pacchiana, dai. Cioè, che sarebbe? È tipo una vecchietta piccola, una bambina piccola vestita da vecchietta. E il vostro bimbo da cosa lo vestirete? E lui c'ha il vestito tipico di Serino, diciamo, sarebbe un cappello travestito di fiori con un gilet. Carnevale a San Michele di Serino e con una bella orchestra. Vi presento Guido, Antonio e tutto il resto del
ci sta Gaetano pure e tutto il resto della compagnia. Carnevale è una cosa che bisogna scherzare e bisogna divertire e tutto, ogni scherzo vale. E certo, e come si prospetta questo Carnevale San Michelese? Si prospetta benissimo, perché fanno tre volte, lo fanno per tre volte. Poi fanno la chiusura, cioè questa è la prima, la seconda e la terza volta, lo fanno per tre volte. All'ultimo fanno o morte e carnevale. E sarebbe? Sarebbe che mettono una persona in una cassa di morta. E una ricetta culinaria tipica di San Michele? Non ho capito. Una ricetta culinaria tipica di San Michele? San Michele è un paese che viene anche il vino buono e poi fanno la sagra della patata a San Michele a settembre, fanno la festa di San Michele e tutto. La maschera più bella per voi? La maschera più bella per me sono i bambini che sono vestiti bene e ci sono una signora col marito che pure sta vestito bene. Questo carnevale San Michelese per ora non è molto affollato, però c'è, verrà molta gente, diciamo, mi fa piacere che mi devo far vedere. Ho capito. E cosa rappresenta la tua maschera? Praticamente un film, se l'hai mai visto. So, è un film di paura in cui io faccio dei, diciamo, uccido delle persone in modo molto particolari. Ho capito. E secondo te la maschera più bella? La mia, ovviamente. Assolutamente. E cosa pensi di questo carnevale? Non lo so, per ora l'ho detto, è un po' muscio, diciamo. Spero che venga molta gente. Va benissimo. Aspetta questo carnevale San Michelese? Bene. E una ricetta culinaria tipica di San Michele? No, non sono di San Michele, venuto a vedere la mascherata col bimbo. E tu da cosa sei vestito? Da pagliaccio. E secondo te questa è la maschera più bella? Per te lo è? Sì. Va benissimo, grazie.
aspetta questo carnevale sanmichelese? Speriamo bello e ricco poi di persone, anche se oggi è solo il primo giorno, quindi non è che ci siano molte persone. E qualche ricetta culinaria tipica di San Michele? Beh, le chiacchiere come un po' in tutta Italia, credo. Tipica proprio, non credo che ce ne siano. E voi da cosa siete vestita? Da Minnie. Vestita relativamente, solo con le orecchie. E per voi è una festa e viene festeggiata più dai bambini o dagli adulti? Ultimamente forse più dai bambini, è sentito. E per voi la maschera più bella? Sono tutte belle. Siamo in compagnia di... Il gruppo di Grease, di anni 60-70. Come si lo aspetta questo carnevale sanmichelese? All'inizio ho un po' paura perché è un po' la vergogna, però ora penso bene. Noi la grinta ce la mettiamo tutta. E la maschera più bella? Staremo a vedere in questi giorni. Pazienza di Monteforte, salvo nelle vesti di Vicenzella. Come si lo aspetta questo carnevale sanmichelese? Non saprei, ci sono vari gruppi, adesso abbiamo iniziato la sfilata, però già è iniziata abbastanza bene. E la maschera più bella? È ancora presto per dirlo. E come mai vestita da sposa? Sì, vedete? Salutate un po'. A Canale 5! Vestito da sposa perché Vicenzella si deve sposare. La storia della Zezza, come sappiamo, è fondata su un matrimonio tra Vicenzella e Don Nicola. Tra poco penso che faremo anche la cantata di Zezza. Va benissimo, grazie. Il nostro gruppo si chiama La Banda della Caorara. Come si lo aspetta questo carnevale sanmichelese? Sempre popolare, sempre canzone popolare. Ci vediamo sempre, proviamo e facciamo sempre canzone popolare. Per voi la maschera più bella? Per la maschera più bella bisogna vederla adesso, per quello che si fa in giro. E una delle vostre canzoni più famose? La Caorara. Sarebbe? Una canzone scritta da me, La Caorara, poi la facciamo anche nella musica. Dopo ce la fate sentire un pezzettino? Sì, la facciamo sentire, sì. Va benissimo, grazie. Cosa sei vestita? Principessa. E tu da cosa sei vestito? Zorro. E Zorro cosa rappresenta? Cosa sarebbe? Nessuno. Da cosa sei vestita? Da hawaiana. Da pirata. Da cosa sei vestita? Bianca e neve. Che bella! Quanti anni hai? 5. E la maschera più bella secondo te? Biancaneve. Grazie. Gazzetta dell'Irpinia, Gazzetta dell'Irpinia TV e Campagna Tube Channel vi danno appuntamento alla prossima rubrica.